Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro del Centro De Gasperi di Castagnato. Un benvenuto particolare va alla signora Martina Azzoli, presente tra di noi questa sera, benvenuta. E al sindaco di Castenedolo, Giambattista Groli, benvenuto. Amico e stretto collaboratore dell'onorevole Mino Martinazzoli, presidente fondatore del ciclo culturale Aldo Moro, che ha dato vita a importanti conferenze a cui hanno partecipato i principali protagonisti della politica, economia e cultura italiana. Un bentornato a Tino Bino, relatore della serata, un grazie per la sua disponibilità e per la sua capacità di regalarci sempre con i suoi interventi profonde riflessioni e grandi emozioni. Vedi la relazione che aveva tenuto qualche anno fa su Aldo Moro. Un saluto all'amico Franzoni, vicepresidente del Centro De Gasperi, che stasera presenterà il convegno Mino Martinazzoli, un galantuomo in politica. Avevamo programmato nella primavera del 2010, come Centro De Gasperi Castagnato, di organizzare un incontro con Mino Martinazzoli. Dopo la pubblicazione avvenuta nel settembre del 2009 del libro autobiografico scritto con Anna Chiara Valle, Uno strano democristiano. Poi c'erano giunte le voci della sua malattia e quindi fummo costretti ad abbandonare l'idea. Scrivevo in quei giorni per presentare il programma alla stampa. Le nuove generazioni non hanno più la volontà di testimoniare il passato e hanno preso l'abitudine di scansare la memoria e la storia. Convinti però che senza memoria non guadagneremo il futuro, i soci del Centro Iniziative di Cultura Politica Alcide De Gasperi Castagnato hanno improntato il programma 2010 su un ciclo di incontri dedicato ai personaggi appartenenti all'area cattolico-liberale che hanno fatto la storia della politica italiana. Il centro ha scelto 6 figure che dai primi anni del Novecento ai giorni nostri sono state artefici di importanti vicende che li hanno relazionati con il loro tempo. Sono andato a procurarmi la locandina di allora e, come vedete, le 6 figure che noi avevamo scelto per quel programma erano Don Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi, Amintore Fanfani, Aldo Moro, Giulio Andreotti e Mino Martinazzoli. Avevamo la consapevolezza allora che le sue scelte e il suo pensiero lo annoveravano tra gli uomini protagonisti della politica italiana. La vicenda politica di Mino Martinazzoli inizia sotto il magistero di Aldo Moro e non poteva essere differentemente perché le due figure erano simili sotto il profilo umano e intellettuale. Due nature schive animate da una fede profonda e da un'altrettanta profonda curiosità intellettuale. Un'attenzione alla politica come professione nel senso più alto della parola. Una malinconia che gli derivava dalla laica presa d'atto della circostanza che la politica non è tutto, anche se è importante. Questa lezione fu sempre presente a Martinazzoli, il quale aggiungeva alle doti mutuate dal suo maestro un vivissimo senso dell'umorismo che attingeva una cultura eccezionale e una visione disincantata della politica. La sua carriera politica appunto inizia nella peculiare realtà di Brescia, dove si è realizzata una delle poche esperienze di una borghesia cattolica di sentimenti liberali e democratici e pensosa del bene comune, quella dei Montini, dei Bazzoli, dei Trebeschi, per poi svilupparsi a livello nazionale con importanti incarichi senza che mai una macchia o una voce di scandalo infangasse il suo nome. Vi voglio leggere, prima di dare la parola ai nostri ospiti, uno scritto che ho trovato del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il mio amico Mino, lo strano democristiano. Scrive appunto il Presidente: «Debbo dire che mi era completamente sfuggita la pubblicazione nel 2009 del libro di Mino Martinazzoli con Anna Chiara Valle, Uno strano democristiano. D'altronde l'autore di certo non aveva fatto nulla per promuovere quel suo libro di ricordi presentati nel modo spoglio e riduttivo che gli era proprio, come nient'altro che vaghe spigolature ormai consumati nel loro tempo».
L'ho letto e ne scrivo ora che Martina Azzoli non c'è più, e ne scrivo non solo per colmare una mia disattenzione, né solo per la stima e l'amicizia da cui fummo legati, ma perché mi ha fortemente colpito. È la ragione presto detta. In questo libro si ritrova nella sua interezza e coerenza una figura singolare e rilevante di protagonista della vita italiana, della vita pubblica italiana. E insieme una rappresentazione genuina, coraggiosa, non scontata, di due decenni cruciali, quelli nei quali si avviò a conclusione e si chiuse un'intera fase storica dell'Italia repubblicana. Abbiamo voluto che questa sera, idealmente, abbiamo voluto recuperare quell'incontro, incontro che non è mai stato fatto, invitando, seguendo il filo delle affinità con Moro, lo stesso relatore che ci parlò appunto qualche anno fa di Aldo Moro, Tino Bino. Però ancora prima di dare la parola a Bino e a Franzoni, la signora Angela Barbisoni, a nome del nostro centro culturale, desidera omaggiare con un mazzo di fiori, simbolo di un nostro ideale abbraccio, la signora Martina Azzoli. Benvenuto nel nostro centro, la ringraziamo di essere qui e non vorrei essere retorica o apparire così dicendo delle frasi fatte, però ricordando suo marito, non so, sarò donna, mi viene in mente che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Noi siamo sicuri, per aver seguito le vicende dell'onorevole Martina Azzoli, che lei l'ha supportato non solo dal punto di vista umano, non è stata solo una compagna di vita, ma è stata una compagna di lavoro, una compagna per tutto quello che lui è stato. Quindi questi fiori e queste poche parole che io adesso mi sento di dirle, la prego di accettarle a cuore aperto, in un abbraccio in cui noi vogliamo stringerla ricordando suo marito. Grazie. Una persona mi ha chiesto se il titolo della serata, Martina Azzoli, un galantuomo in politica, non fosse troppo riduttivo del ruolo politico istituzionale che Martina Azzoli ha avuto nella vita politica italiana. Non nascondo che la domanda racchiude un poco di verità, in quanto forse il titolo più appropriato sarebbe stato l'attualità e validità del pensiero politico di Mino Martina Azzoli. Ma era intenzione degli organizzatori della serata dimostrare come la politica, intesa nel senso di un'assunzione di responsabilità verso la comunità, non è una cosa sporca, ma anzi, come ci ha ricordato Paolo VI, sia la più alta forma di carità. Certo, poi vi sono individui, come hanno raccontato le cronache di questi ultimi anni, che fanno politica per arricchirsi e che usano le istituzioni per loro fini personali. Molte persone, di fronte a questo stato di cose, ai partiti che molte volte sono inconcludenti e lontani dallo spirito costituzionale e da uno Stato che ti tassa in maniera spropositata, sono presi dalla tentazione di abdicare al loro ruolo di cittadini attivi, lasciandosi prendere dalla rassegnazione oppure da una protesta inconcludente. Non si deve abbandonare il campo, ma come scriveva il giovane Montini, poi Papa Paolo VI, nel 1924, nella fase di dissoluzione del Partito Popolare e dell'esilio di Sturzo, bisogna resistere e anche solo restando come superati, come sconfitti. Vedo dei giovani questa sera, mi fa piacere, so che molti di loro non hanno conosciuto personalmente Mino Martina Azzoli, e vorrei dire loro, prendendo prestito una frase di Martina Azzoli, di interessarsi alla politica, perché se non vi interessate di politica, è la politica che si interesserà di voi. A cominciare quindi dalla propria comunità locale. Dicevo prima della validità attuale di Martina Azzoli.
Ci sarebbe piaciuto questa sera proiettare l'intervento che fece al congresso DC nel 1989, un intervento a braccio di circa 40 minuti e che fu lungamente applaudito da tutti i delegati al congresso per circa 20 minuti. Problemi di carattere tecnico-organizzativi ci hanno impedito di proiettarlo. Chi ha voglia di ascoltarlo vada in internet e sentirà come quel discorso mantenga tutt'oggi la sua freschezza ed attualità. Mi sono ricordato in questi giorni della prolusione che Umberto Eco tenne alcuni anni fa a Bologna all'inaugurazione del Museo Morandi. Umberto Eco era allora uno studente e la sua città, Alessandria, ricordava in questa presentazione, in questa prolusione, aveva organizzato una mostra di pittura contemporanea alla Pinacoteca che rimaneva aperta per 2 settimane. Tra i quadri esposti c'era un Morandi. Fu per Eco una rivelazione. Per 15 giorni, sino che la mostra chiuse i battenti, ogni pomeriggio Eco andava a riguardare il Morandi, perché quello che lo attraeva nella visita quotidiana era che ogni giorno quel quadro appariva diverso. Bastava una variazione di luce, lo spostamento dell'angolo visuale e qualche cosa cambiava. Morandi non ha seguito la moda del tempo, ma per tutta la sua vita ha avuto un solo linguaggio, un solo soggetto ed oggi è ancora di stretta modernità, contemporaneità. Da circa 20 anni stiamo attraversando un momento difficile, ove il bisogno di novità si manifesta spesso nella forma dell'urlo, del rumore, di un vociare incontinente. Si grida ad alta voce nelle discussioni televisive, si insulta nelle aule parlamentari, titoli forti sulla stampa, spesso perdendo il senso della distinzione tra ciò che deve essere detto e ciò che è inutile dire. Si grida troppo, pensando che il nuovo, se c'è, debba essere proclamato a voce altissima. Morandi, scriveva Eco, è un esempio di come si possa parlare sottovoce, senza ripetersi mai e annunciando che la nostra capacità di capire il mondo può essere infinita senza essere irruente, la nostra richiesta di futuro feconda e continua senza essere scostumata e indecente. Se mi è consentito un accostamento, lo stesso possiamo dire di Martinazzoli, perché il suo modo di fare e praticare la politica è ancora di stretta attualità e la sua lezione di pudore e la sua rigorosità è molto importante per chi voglia e sappia comprenderla. In questo senso possiamo dire che Mino Martinazzoli è un maestro di vita morale e civile. Tocca a me introdurre Tino Bino, già lo ricordava l'amico Franco Turelli, che Tino Bino ormai, direi, lo ringraziamo di aver accolto il nostro invito, ogni anno da più anni a questa parte ci onora della sua presenza e della sua amicizia. Tino Bino ha vissuto una lunghissima e stretta amicizia con Mino Martinazzoli e la sua casa editrice La Quadra ha pubblicato parecchi scritti e interventi di Mino Martinazzoli. Commercialista, editorialista delle pagine bresciane del Corriere della Sera, docente universitario della Cattolica di Brescia ed esperto di organizzazione della cultura e del turismo, a lui il compito di parlarci di Mino Martinazzoli. Grazie. Io devo dire che il tempo invecchia in fretta, come invecchiamo noi. Si è concesso in una sera come questa, che credo sarebbe piaciuta a Mino, perché è una sera un poco intima. Martinazzoli parlava alle grandi folle, ma vi confesso che la sua preferenza era per gli incontri con i pochi amici. Non amava, come dire, stare a cena in grandi tavolate. Amava concludere la serata con poche persone, con pochi amici, quelli più fidati, quelli con cui poteva esprimere fino in fondo se stesso e liberarsi da quell'aureola quasi inarrivabile che l'aveva fatto descrivere agli occhi dell'opinione pubblica quasi una personalità introversa, non portata al rapporto con gli altri. Ed era esattamente il contrario, perché accade, vedete, come a tutti quelli che
hanno riservo e pudicizia, che sono due caratteristiche della mitezza. E come ha scritto Norberto Bobbio, la mitezza non ostenta neanche se stessa, perché le virtù sono tali se si praticano, non se si ostenta. E Mino, avete fatto bene a dargli un titolo un po' demodé all'incontro di questa sera: un galantuomo in politica. È francamente un termine desueto, galantuomo. Credo che nemmeno nel vocabolo del giornalismo contemporaneo esista più. Vi sfido a dirmi l'ultima volta che avete letto su un giornale la parola galantuomo. Apparirebbe quasi come un epiteto, come una sorta di gente del passato che non si usa più, come un abito dismesso. E invece credo che anche da questo punto di vista Mino chiamava molto la forma delle parole, e il suo grande pregio, quello che l'ha reso celebre, è l'eloquio. Mino era un conferenziere assolutamente impareggiabile. Credo che dopo di lui nessuno sia più stato capace di suggestionare la platea e di suggestionare la politica come ha fatto Martinazzoli. Non so cosa gli storici diranno di Mino come un uomo di Stato. Io credo però di potervi dire che prima o dopo la storia della letteratura politica dirà che Martinazzoli, più di Moro, è stato un grande scrittore della politica. Ha usato le parole giuste. E se penso alla sciatteria dei nostri giorni e dei nostri tempi, con molta franchezza, credo davvero di poter dire, come si è scritto spesso dal pensiero di Mino, che Mino è inattuale. Non riusciva a stare nell'attualità. Guardate, è ottobre, Mino diventa segretario nazionale della Democrazia Cristiana, l'ultimo segretario, il 12 ottobre di 21 anni fa, del 1992. Sono passati da allora 21 anni. E se devo ricordare il periodo, più producente di Mino è questo, quello in cui, e lo dico con parole molto libere per l'amicizia che conservo, è il periodo in cui Mino comincia le sue sconfitte. Fino a quel momento Mino era stato un uomo in grande ascesa, la sua dimensione politica non trovava che successi. E devo dire successi anche facili, perché pur essendo un tempo di personalità molto più forti di quelle che contraddistinguono i nostri labili giorni, Mino riusciva ad emergere, aveva facilità di emergere. Io ricordo quando andammo con lui ad incontrare Moro, io ho 10 anni di differenza rispetto a Mino, ed erano i primi di gennaio del 1974. Moro andava a passare le vacanze in Trentino e avevo una casetta che oggi non frequenterebbero neanche i bancari. Allora lui aveva una casetta piccolissima, non protetta. Ricordo che da questo punto di vista Franco Salvi, che ci accompagnava, quando uscimmo ci fece fermare al centro del paese e andò dai carabinieri a protestare, perché Moro era ministro degli esteri in quel momento ed era, com'è nella parabola dal 92 in avanti, di Mino era la parabola discendente. Era stato presidente del consiglio, era stato segretario della DC e in quel momento era quasi in disgrazia. L'avevano mandato agli esteri, dove non veniva capito dalle cancellerie internazionali, perché Moro, come Mino, non era un uomo di mondo e quindi faticava a stare sul proscenio esclusivamente per rappresentanza
gli piaceva essere, non apparire, e questo lo metteva in difficoltà. Franco Sacchi ci portò a trovarlo e fu un pomeriggio straordinario, perché entrammo, che erano le 2:30 del pomeriggio, avevamo mangiato sulla strada, eravamo in 5. Moro ci ricevette con grande affetto che aveva per Franco Salvi, e uscimmo quando era sera, verso le 7:30, solo perché la Noretta Moro, la moglie, entrò nel salottino dove conversavamo e disse se non era ora di andare a casa, che il tempo era passato. Ma ce lo disse anche in modo, vi confesso, non garbatissimo, come era la Noretta, insomma, ci fece capire che erano lì da 5 ore. E vi ricordo un particolare molto umano su cui sorriderete, che io e Mino verso metà pomeriggio avevamo un bisogno fisico, ma eravamo in difficoltà a chiedere all'onorevole Moro dov'è il gabinetto, dov'è il cesso, e uscimmo, stava nevicando, ricordo bene, perché andammo sotto un larice più o meno distantemente, e insomma, perché ci vergognavamo a chiedere, ma furono 5 ore straordinarie, perché Moro parlò con molta libertà, ci disse che l'Italia non veniva ricevuta neanche negli Emirati Arabi, che faceva fatica ad essere presente sulla scena internazionale perché era molto boicottato. Ma poi, dopo una mezz'ora di politica estera, Mino, ed era l'abitudine, cioè Moro, ed era l'abitudine di Mino, quando parlava in questi pomeriggi anche con gli amici, cambiava tema. Il tema non era più la politica, ma era la vita. E dire il senso della vita. E Mino, come Moro, ci consente di essere stasera malinconici, perché quando si ricorda un amico che non si è più, si ha il diritto alla malinconia, ma non nostalgici, perché Mino il suo tempo l'ha onorato tutto, il suo destino l'ha compiuto perfettamente, e nello stesso modo di Aldo Moro l'ha compiuto in maniera molto laica in politica e molto cristiana dal punto di vista umano. È uscito in questi giorni un libro, qualcuno forse l'ha visto in intervista ieri sera, un libro di Eugenio Scalfari, L'uomo che parla col Papa, che è una cosa che a noi fa anche un poco fastidio dal punto di vista umano, ma che in realtà è un forte segno dei tempi e di questo Papa che resterà, è già nella storia. E in questo libro Eugenio Scalfari, come sempre fa la storia di se stesso, descrive che il senso della vita per un laico è la vita stessa, non c'è altro senso. E quindi la vita si onora giorno per giorno, non essendo avari di se stessi, dando il meglio di sé, aiutando dove possibile il prossimo, perché Dio è il prossimo, dice Scalfari, ma sapendo che la vita è il senso della vita. Ebbene, per uomini come Moro e Mino Martinazzoli avevano questa laicità per cui hanno onorato la vita, ma sapevano che il senso della vita è altrove, che il senso della vita va oltre. Andavano oltre la laicità che è tipica della politica, ma non erano dei clericali. Mi procedo molto per flash, perché non saprei da che parte cominciare. Io non sono uno storico, non so da che parte cominciare a ricordarvi, molti di voi l'hanno visto, ma a ricordarvi il fascino di Martinazzoli, che guardate è tutto un fascino umano. Cioè sì, certo, c'è tutta la vicenda politica che è importante. Martinazzoli parte dal suo comune, nasce nel 31 a Orzinuovi si impegna in politica e in cultura, diventa assessore alla cultura del suo paese,
poi fa il liceo. C'è un notaio che ha fatto il liceo con noi, Futuro Vivente, che mi dice ogni tanto, eravamo sempre arrabbiati con lui, perché noi tutto il giorno a studiare e il giorno dopo non sapevamo niente. Lui spesso lo trovavamo al bar e il giorno dopo era il primo della classe. Non casualmente, quando ha 19 anni, alla fine del liceo, vince un concorso nazionale sul risorgimento da liceale. Poi fa l'università e frequenta col pensiero il pensiero dei cattolici liberali. In particolare i suoi riferimenti saranno sempre Manzoni e Rosmini. Questi sono, se vi capita di andare a Rovereto, andate a vedere la casa di Rosmini. È lungo il corso centrale, è una casa grande, è una casa borghese. Nino viene da una famiglia, anche da questo punto di vista dovete pensare dove è il fascino di Nino. Nino non nasce in una famiglia borghese, nasce in una famiglia che chiameremmo oggi della classe operaia media, cioè che non faceva la fame, ma certamente non nulla a che vedere con la borghesia. E tenete conto che fino a quegli anni, fino agli anni di Nino, fino all'immediato dopoguerra, la politica la fa la borghesia, nel bene e nel male, anche nel bene. Perfino la resistenza, anche da noi, la resistenza cattolica nasce dalla borghesia. Franco Salvi, che sarà amico di Nino e uomo di Moro, e che sarà uno di quelli più torturati nella resistenza senza mai rivelarlo. Voi pensate che Franco Salvi, per dirvi le attitudini degli uomini di quel tempo, Franco Salvi verrà incarcerato a Verona, verrà torturato, e quando riuscirà ad essere liberato, perfino lui si pentirà, perché alcuni dei suoi compagni di cella non vengono liberati e vengono condotti a Mauthausen, tra cui il padre di Cesare Trebeschi. Lui verrà liberato, e si dice, per un altro intervento del vescovo di Brescia. E forse perfino questa liberazione gli darà fastidio, al punto che parlerà pochissimo della resistenza. Negli archivi della resistenza bresciana, Franco Salvi, che è uno dei primi artefici, viene incarcerato già a fine 43. Negli archivi non ci sono che pochi frammenti, e tutti i frammenti che lo riguardano sono appunti di compagni di cella o di compagni di battaglie, non uno suo diretto, non una testimonianza diretta. In questo credo che il riservo di questi uomini sia straordinario. Nino non ha lasciato un testamento. Ne ha lasciati i testamenti. Basta leggere i suoi libri, sono tutti testamenti. Tutto quel che doveva dire l'ha detto, ma non ha avuto la retorica del testamento. Come Franco Salvi non ha avuto la retorica della resistenza. Ma Franco Salvi, vi rivelo un episodio che ho conosciuto solo pochi giorni fa, quando esce di carcere assieme a Don Giacomo Wender, organizza in un centro cattolico contro la curia che non lo voleva, un luogo dove far rifugiare uomini che scappano dal fascismo, e fra questi c'è una notazione in cui fra gli ospiti ospita anche Tito Tobeggia. Voi non sapete chi era, ma... Perfetto! Era un bandito, ma lo dico... Insomma, chiederanno a Franco Salvi, c'è un appunto negli archivi della Cattolica, nell'archivio storico della resistenza dell'Università Cattolica, c'è un archivio in cui un giornalista famoso che farà una storia della resistenza chiede a Franco Salvi, ma come mai lei dà ospitalità a uno come Tito Tobeggia? E Franco Salvi risponde che non ha mai guardato chi fosse l'uomo, ha sempre guardato qual era il bisogno dell'uomo. E dico questo per dire che, insomma, quegli uomini, gli uomini dentro i
quali si è formato Mino erano uomini che avevano una tempra ben più alta. Appena Mino finisce l'università diventa un avvocato. Io lo conosco in quel momento. Lo conosco perché Mino da giovane frequentava, faceva l'avvocato penalista e amava fare il penalista. Ogni tanto gli chiedevo, ma tu sapevi che quell'omicida era omicida? E lui faceva fatica a rispondere, non rispondeva che la giustizia è tale se anche il peggiore degli assassini ha la difesa. Perché sennò è solo la legge del taglione che resta. Ma la difesa è un dovere morale. E io ho sentito in qualche aula di tribunale e di preture, ed era divertente, e metteva in molta difficoltà i magistrati. Mi ricordo una volta che facevano un processo a un ingegnere per abuso edilizio. Era un mio amico, me lo ricordo bene, perché essendo un amico avevo chiesto a mio fammi un favore, difendilo tu, perché. Ed era un processo che poteva al massimo avere 3 mesi con la condizionale. Era una gronda alzata, una gronda del tetto, oltre. E vi ricordo che il pretore in una delle udienze comincia a dire, metto agli atti la foto e Martinazzoli, senza guardarlo, seduto come era abituato a fare, dice, la difesa non ha diritto a vedere la foto? Cancelliere, porti la foto all'avvocato. Dopo un secondo il magistrato diceva, metto quest'altro documento agli atti, e Martinazzoli dice, ma scusi, onorevole pretore, è la fotografia di Sofia Loren nuda o abbiamo diritto di vederla anche noi? Insomma, metteva così in difficoltà ad ogni passaggio di testimonianza il pretore, che il pretore a un certo punto non sapeva più come uscirne. Si alza e dice, il giudice al collegio giudicante, era da solo il pretore, entra in camera di consiglio, esce, rientra 10 minuti dopo, e poi non sapeva come fare, dice, il giudice ha deciso che oltre all'abuso edilizio si configura falso in atto pubblico, associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato, e quindi la competenza passa al tribunale con più rapitura. E allora Martinazzoli si dice, ho una richiesta, signor giudice, dica avvocato, ci metta anche rapina a mano armata, perché aveva evidentemente il giudice enfatizzato molto, ma insomma a me non piaceva molto fare l'avvocato penalista. E nei suoi ricordi, quando scrive, anche l'ultima volta in cui fece quell'intervista a Brescia, che poi venne registrata da Teletutto, parlava molto della grande avvocatura bresciana. Tino Caravaggi, Costanzo Tirale, Enzo Paroli, era un Carlo Turlini. Lui amava questi grandi personaggi e sosteneva che in realtà le società civili tengono quando c'è questa rete di professionalità che fanno dalla società civile qualcosa che è più della politica, qualcosa che diventa una maglia, una rete che tiene in piedi la società. Valeva per i bravi medici, per i bravi professionisti, ma evidentemente per i bravi operai, cioè quando il mestiere e la professione diventano un ruolo civile ed una presenza civile, quando diventano qualcosa che non sta alla finestra a guardare, ma che esce. Quando gli chiedevo cosa vuol dire stare alla finestra, Mino mi ricordava sempre, poi lo scriverà in quel bel pezzo sulla colonna infame, ricorderà sempre che la parabola della crisi dell'uomo e della giustizia era stata descritta dal Manzoni in quel bel libretto La colonna infame. E ricordava sempre a memoria, Mino aveva una memoria di ferro, io non ho mai conosciuto un uomo come Mino per ricordarsi qualcosa. Mi diceva sempre questo notaio, che era suo compagno di banco, che a Mino bastava leggere una volta una pagina e ricordarla a memoria.
e ricordava che, in questo, che questa colonna infame cominciava più o meno così, per caso, quella mattina del 14 luglio, tale Benedetta di Rosa, affacciandosi dalla finestra di un palazzo di via della Vetra, vede una persona che sul muro, con un pennello da barba, fa un segno. Da quel momento, per questo barbiere che si chiamava Mora, comincia la fine, verrà processato. C'era la caccia agli untori, c'era in quel tempo la peste a Milano, la caccia agli untori. Questa Caterina di Rosa testimonia che ha visto fare un segno di untore, da untore. Il barbiere verrà condannato, troveranno i testimoni che era un untore, salirà sul patibolo, trasportato da una parte all'altra della città, mentre gli mozzavano prima una mano, poi l'altra, fino a portarlo, laddove ancora Milano esiste, la colonna infame, là dove lo impiccarono ormai defunto. E raccontano che questa è la storia vera della giustizia. E sulla storia della colonna infame poco si riflette, perché basta un per caso, un accidente, e tutta la storia cambia. E allora Mino amava molto parlare di questi avvocati che, in realtà, avendo anche un impegno civile, tengono assieme la società. E così comincia poi, dalla città, la sua vicenda politica. Una vicenda politica lo porterà ai gradini più alti dello Stato, dopo aver fatto l'esperienza di consigliere comunale in città, di consigliere provinciale, di presidente della provincia, e poi di senatore quando ha 42 anni, e poi di parlamentare, e poi di nuovo di senatore, e poi di ministro. Ed era un ministro che lavorava. Io la ricordo, si vantava un po' snobisticamente stavolta, che la cosa più importante che aveva fatto come ministro della giustizia era quello di convincere il ministero che, anziché le buste metà protocollo, per spedire una lettera bastava usare una busta normale, e con quello si risparmiavano già milioni di allora. Si vantava di aver tolto dal codice civile, dal codice penale, scusate, quella norma che diceva che i mancini per natura sono un pochino, insomma, hanno tendenze criminali, e si dava il caso, lui diceva, che il ministro della giustizia è mancino, e quindi valeva la pena di modificarla. Ma in realtà era un lavoratore straordinario, aveva Bertarini come segretario allora. Io andavo a trovarlo ogni tanto in via Regula, andavo a trovarlo in questa bella stanza del ministro, che ha degli affreschi straordinari sulla giustizia, e devo dire che il mio era capace di fare 12 ore al ministero senza uscirne, lavorando da questo punto di vista con un accanimento veramente singolare, veramente straordinario. E quindi fa il ministro, fa il ministro della difesa, il ministro delle riforme istituzionali. E poi comincia il periodo che a me affascina di più, di Mino, che è il periodo in cui cominciano le sue sconfitte. E perché mi affascina di più? Perché, guardate, le parabole degli uomini sono facili sulla rampa del successo. Ieri alla Leopolda di Firenze, per Renzi, che è già vincitore prima di battersi, c'erano 650 giornalisti. Non ci sono stati neanche per la nascita del governo delle larghe intese, mai visti per Berlinguer, 650 giornalisti, 60 televisioni di ogni parte del mondo. Ed è chiaro che è il periodo in cui il coro delle tricoteuse, di quelle che sferragliano, dicono a morte o dicono è viva, in questo momento è viva, è lì e lo porta su. Ma la difficoltà dell'uomo e il suo carattere, secondo me,
si avvertono in quella fase che appartiene a tutti, a tutti. Non c'è uomo che abbia avuto caduta. Così come non c'è uomo, dice un grande poeta cieco, che si chiama, un argentino, che si chiama Borges, che è stato forse il più grande poeta, più grande scrittore del Novecento, dice che nessun uomo è il sale della terra, ma che nessun uomo, in un attimo, magari infinitesimale la sua vita, non lo è. Così come tutti siamo magari per un millesimo di frazione il sale della terra, così tutti abbiamo il momento della caduta. Ed è in quel momento, non devo rifarmi ovviamente alla storia di Gesù Cristo per dire le grandi cadute, ma è il momento in cui le personalità, se ci sono, emergono perché sanno cos'è la solitudine e cos'è l'essere minoranza. E il sapere che essere minoranza invera quello che Mino ha scritto tante volte, insomma, che basta la ragione spesso, non occorre avere successo, e che il problema è stare dalla parte della ragione prima che del successo. Allora nel 92 Mino, lui dirà anche nel libro con una Chiara Valle che lo leggono per disperazione, diventa segretario della Democrazia Cristiana. Io ero a Roma quella sera e ricordo bene, perché quando gli dici ma Mino festeggiamo, la festa fu una pizza a 4, mi pare, o 5, una pizza mangiata in fretta, e Mino cominciava il periodo non dell'insuccesso personale, perché anzi era al massimo l'apice del successo, ma della ricerca della politica e del senso, non della vita, ma dei cattolici in politica. Mino morirà senza averlo trovata questa via, ma non averlo trovata non vuol dire che lui sia stato uno dei pochi che ha continuato a cercarla. L'hanno mollata quasi tutti. Mino diventa segretario della Democrazia Cristiana, chiude la Democrazia Cristiana, ed è un rimprovero che ancora echeggia anche in questi giorni. Io ho letto da qualche parte che a Mino si perdona tutto fuorché aver chiuso la Democrazia Cristiana. Ma Mino lo scriverà tante volte: non è lui che ha chiuso la Democrazia Cristiana, era la Democrazia Cristiana che si era archiviata con gli scandali, con l'eccesso di potere, con il potere fine a se stesso, con le battaglie di potere per sé. Troppi personaggi in quel momento cominciavano la storia che poi viviamo, continuiamo a vivere. Il potere per sé, lo Stato come elemento di potere, la politica come accumulo di potere. Ed era evidentemente una strada che Mino non avrebbe potuto percorrere. E chiude la Democrazia Cristiana e scrive con Gabriele De Rosa, e per quel che mi risulta lo scrive quasi tutto da solo, il manifesto del Partito Popolare, recuperando tutta la storia del pensiero cattolico liberale, che contiene anche il cattolicesimo sociale, ma che è soprattutto la storia delle libertà laiche dei cattolici, e che ha inizio col manifesto di Don Sturzo, che passa per De Gasperi, per Moro e arriva a Martinazzoli. Sono questi i capisaldi. Don Sturzo è l'inizio, Mino è l'unico che cerca di proseguire e che poi finirà. Nel 94 fa nascere, nel gennaio del 94, ricordatevi bene le date, gennaio del 94, quell'anno ci saranno tre cose fondamentali nella storia del paese: la nascita del Partito Popolare, le elezioni e la discesa in campo, un campo che è stato dissodato fin troppo,
e che mi pare non riesca più ad avere frumento, la discesa in campo di Berlusconi. Voi sapete, Nino l'ha anche scritto, che Berlusconi, lui ebbe incontri con Berlusconi, ne ebbe due, uno a Brescia e uno a Arcole. Berlusconi venne a Brescia, andò nello studio di Nino in via Gramsci, all'ultimo piano. Nino lo ricevette in questa sala dove io tutte le volte gli dicevo quando entravo, berro le finestre, fumava e teneva chiuse le finestre, e ricevette Berlusconi, il quale Berlusconi, per come l'ho sentita raccontare da Nino a me personalmente, gli disse: guarda che io ho una, ho mezzi, televisioni, potenze per far vincere il Partito Popolare a condizione che io Berlusconi diventi leader. Nino tornò a dare a parlare, si diedero appuntamento a Arcole, Nino ci andò, Berlusconi chiese di poter nominare a lui un buon numero, di indicare un buon numero di parlamentari. Nino non gli tolse la mano, gli disse che se a lui avesse voluto fare in lista nel Partito Popolare, anche se aveva capito la pasta dell'uomo, Nino aveva capito la pasta dell'uomo, forse non aveva capito, ma in realtà non voleva capirlo, cosa era, cosa stava diventando la società delle televisioni. La società televisiva. Nino da questo punto di vista rifiuterà sempre l'utilizzo dello strumento televisivo e mediatico come mezzo per fare politica e per vincere in politica. Cose che probabilmente non si potevano rifiutare e che oggi, pensate, per certi versi hanno già fatto il loro tempo. Per cui uno dei problemi che Nino avrà di fronte da allora in avanti è la velocità del tempo. Quello che lui rifiutava allora, che era il mezzo televisivo, oggi quasi è già superato dalla rete. Grillo non usa il mezzo televisivo, vince attraverso la rete. Ora questa velocità del tempo farà sì che nei 20 anni successivi Nino, con la sua persona e le sue idee, cercherà di porre un argine alla dissipazione dei tempi. Cercherà da questo punto di vista, come un titano solitario, di rallentare l'idea che il tempo non ha più profondità, che tutto si svolge in superficie, che la vita ha senso in superficie, che la vita non ha più la memoria, che tutto quello che conta è l'oggi, e quindi tutto ciò che conta è l'egoismo individuale, che il collettivo non esiste più e che si è passato, come lui scriverà più volte, dal troppo della politica al nulla della politica. E cercherà di porre in argine, di essere un resistente, ma in me lo sarà con molta solitudine. Farà tanti passi in questa direzione. Non accetterà la nascita della Margherita di Rutelli, non aderirà al Partito Democratico, aderirà per pochi mesi all'Udeu di Mastella, sapendo di fare un azzardo, un tentativo di capire se c'era lo spazio per una formazione dei cattolici. Tenete conto che Nino è il più laico dei cattolici impegnati in politica che io ho conosciuto, ma è l'unico che era convinto che una parte forte del pensiero cattolico diventava per l'Italia, badate bene, lo diceva mille volte, per noi, diventava determinante nella costruzione di una politica universale, cioè di una politica valida per tutti. La differenza fra i clericali, ce ne sono stati tanti nella DC, e i laici come Martinazzoli, era che il pensiero politico,
che nasce nella dottrina sociale della Chiesa, ma che diventa un pensiero della società, è un pensiero che deve essere, che vale per tutti. Nino aveva sperimentato questo nella egemonia del cattolicesimo bresciano. I cattolici diventano egemoni nel dopoguerra, nella città, governano la città, sì, perché sono anche più bravi, ma perché il loro progetto è un progetto che vale per tutta la società, che non esclude nessuno. Non è un progetto che vale per i cattolici, è un progetto che vale per la società. Questo era il pensiero divino. E la convinzione è che la laicità dei cattolici era questa. E Lino cercherà in questi 20 anni un varco in questa direzione. Era convinto che c'era ancora un ruolo da svolgere, andrà in conflitto anche con Prodi, andrà in conflitto con molte delle personalità con le quali pure aveva fatto la storia del paese, perché era convinto che si stava disperdendo, lo diceva, un seme. E allora teorizzerà a lungo in tanti suoi scritti che il problema della vita non è vedere gli alberi crescere, è piantargli gli alberi. Ricordo che una sera ricordava lui e gli dissi che l'avevo letto anch'io, quel bel libro di Jean Giono, l'uomo che piantava gli alberi. Quel signore che vive ai margini di una landa del nord della Francia, ed è una storia vera, e che per tutta la vita pianterà un albero al giorno. E quando morirà, quella che era una landa desolata, con un villaggio che considerava questo signore un po' pazzo, diventerà una grande foresta, di cui quel villaggio si glorierà al punto che è ancora oggi una meta turistica importante. Cioè l'idea, diceva Mino, che quello che conta è quello che dura, e che il problema non è vedere i frutti, ma è seminare. Allora io non so cosa rimarrà del seme che Mino ha gettato in questi anni. Ovviamente potrei contarvi mille cose, ma vorrei finirvela questa introduzione, poi lasciando a voi la possibilità, se avete qualcosa da chiedere, dicendo che non so cosa rimarrà. Perché come sempre quello che cresce, in questo momento devo dirvi, se dovessi dirvi, c'è qualcosa che è rimasto? No. Le figure come quella di Mino Martinazzoli sono figure che restano nei libri di storia, ma in questo momento dal punto di vista umano e della storia che a noi che sopravviviamo interessa di più, è una storia inattuale. Non è di quelle che hanno il fascino della modernità. Eppure è una storia che probabilmente tornerà a galla a lungo. Avrà una lunghissima durata, perché per capirlo occorrerà avere grande pazienza, non essere frettolosi. Oltretutto, quando mi chiedono di ricordare a Mino, dico sempre che non credo ci sia qualcuno capace di far capire il fascino di Mino. Bisogna averlo vissuto, sentito. Però dico che Mino, per capirlo, ha lasciato tante cose scritte. E io ve ne leggo una per chiudere e dico a chi mi chiede, guardate, bisognerebbe, anziché fare come stasera, dove mi avete ascoltato pazientemente, avere un buon lettore che legge le cose di Mino. Credo che sarebbe il modo vero per capire la sua figura e il suo pensiero. Allora io leggerò alcune pagine apparentemente difficili, perché un'altra delle cose che si diceva di Mino è che aveva, appunto, che era difficile. In realtà non era difficile, è che per leggere, per capire Martinazzoli
era così esigente con le parole e con se stesso che pretendeva altrettanta esigenza da chi leggeva o da chi lo ascoltava. Per amarlo bisognava avere la pazienza di ascoltarlo e capire cosa diceva. Invece voi sapete che per natura un po' siamo distratti e poi non abbiamo più la voglia di faticare. Non parlo della fatica fisica, la fatica del cervello. La televisione ci ha tolto questa fatica, questa voglia di capire. E ci fermiamo davanti perfino a un termine, a una parola. Se non la capiamo è perché non esiste. Voi sapete che l'alfabeto cinese è fatto di 50.000 vocaboli. Il quotidiano del popolo, che è il quotidiano più letto di Pechino, usa 2.000 vocaboli. Per conoscere i 50.000 vocaboli, i docenti d'università ci mettono almeno 15 anni di studio. E voi avete visto tante volte in televisione che quando erano un po' più poveri, i cinesi si divertivano a fare a gara con un secchio d'acqua ed un pennello a chi tracciava più segni in terra, a chi ne conosceva di più. E quando io, modesto corso di insegnamento, mi dicono cosa guardare al professore per capire le cose, spiego che bisogna andare a teatro a vedere Shakespeare. Spiego che negli 82 teatri stabili tedeschi è obbligatorio per ricevere, tenete conto che ne abbiamo 8, in Germania sono 82, scusate 120, 82 sui teatri d'opera, per avere i contributi statali, ogni anno un teatro deve mettere in scena almeno un'opera di Shakespeare. E spiegavo ai miei alunni che Shakespeare scrive con 36.000 vocaboli. E che solo leggendo Shakespeare impariamo che non esiste il bianco e il nero, e che tra il bianco e il nero esistono un'infinità di sfumature. Ora, internet, il telefonino, l'MS ci abitua a vivere con poche centinaia di parole. Poche centinaia di parole. Per i giovani perfino poche decine di parole. Come è possibile capire il pensiero dell'uomo con poche decine di parole? Non esiste tecnicamente, sarebbe come pensare di andare in macchina senza sapere che c'è il freno o la frizione, no, non esiste. Bene, allora vi dicevo, secondo me, il tema per capire è capire meno. Ed è l'ultima parte che voglio dirvi. La grande passione di Mino era la parola, che vuol dire il pensiero e la letteratura. Mino amava molto la poesia, amava molto la Giuseppina Rossà, la lirica. Mino recitava a memoria interi brani d'opera. Come magari si dilettava di discutere col mio amico Carlo Pagani come si fa meglio la polenta. Quanto tempo serve, che tipo di farina serve. Ma sapeva leggere, sapeva, ricordava a memoria alcuni poeti, per esempio molti poeti liguri che molti di noi non conoscono, Boyle, cioè, tutti i poeti anche secondari, lui ne conosceva a memoria e cinepoesia, e amava molto la letteratura. E negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, si è dedicato a molte esegetiche di pensiero, alcune poi scritte e pubblicate per certe conferenze. Quella che vi leggo ora sono le ultime pagine, avete pazienza qualche minuto, ma credo che sia un omaggio che insieme dobbiamo Mino. Sono le ultime pagine di una riflessione che lui fece su Nicodemo. Fece l'elogio di Nicodemo. Chi è Nicodemo? È un personaggio dei Vangeli. Vi ricordate Nicodemo? Il Vangelo, i Vangeli ne parlano in una semplice paginetta, non c'è molto su Nicodemo. C'è solo nel Vangelo di Giovanni, c'era tra i farisei, dice il Vangelo di Giovanni, un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei, un capo, un uomo ricco,
andò da Gesù di notte, badate bene la frase, di notte, non voleva far sapere che andava a chiedere che era Gesù, e gli disse: Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'altro non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio, come sono io? Nicodemo: può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù: il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Nella Vulgata generale Nicodemo è apparso sempre come un fariseo, uno che va di notte a vedere le cose, che vorrebbe ma non vorrebbe. È stato sempre considerato un doppio giochista. Questa è la Vulgata su Nicodemo. Martina Zoli, con un lungo saggio, ne ribalta i termini e ne scrive l'elogio di Nicodemo. Perché scrive: un uomo che vuol conoscere la verità e va di notte, può essere che lo faccia per pudore, per non farsi vedere, quindi non solo non va in qualche modo bistrattato, ma va esaltato. E scrive un lungo saggio che finisce più o meno così. La fatica dolorosa, scrive Martinazzoli, del rinascere, che gli viene proposta dal Cristo, non è un luogo ideologico, ma la provocazione perenne che tocca a ciascuno di noi. Che tocca sempre a ciascuno di noi, quale che sia la nostra fede o il nostro scetticismo. Si tratta del punto in cui la nostra libertà incrocia la nostra responsabilità, la nostra personale responsabilità di fronte al male del mondo che ci riguarda, per la ragione che esso sta conficcato al fondo della condizione umana. Siamo sempre tentati a rimuovere questo peso insopportabile, che tuttavia la realtà ci costringe a calcolare tanto più quanto la storia degli uomini si addensa e incupisce. Come in questi giorni, scriveva Martinazzoli e pare scritto oggi. I giorni inquieti era settembre 2011, della ferocia e della follia. Tra i cataloghi gremiti di pensieri deboli, dei relativismi, dei consigli etici volubilmente sciorinati come ricettari di cucina, della chiacchiera sui valori come se fossero altro dei nostri comportamenti, dei revisionisti tardivi e degli opportunismi tempestivi e delle giudiziose e incostanti conversioni e degli ottimismi prima storicisti e poi economicisti e tecnologici e poi globali e delle società aperte ma troppo aperte sul confine della violenza e del nichilismo, si insinua la domanda più elementare e più fastidiosa a cui cerca di rispondere Nicodemo e cui dobbiamo cercare di rispondere noi: che cosa è il bene e cosa è il male e in che modo la risposta ci riguarda e ci coinvolge, e coinvolge soprattutto la coscienza di ciascuno di noi, ora anche guardando nei nostri dintorni all'atteggiamento dei commerci civili, culturali e sociali. Constatiamo che alla dissimulazione si è sostituita l'ostentazione strepitosa, alla durata dei comportamenti l'istantanea magia degli eventi, alla discreta e pudica traccia dell'essere, la vistosa evidenza dell'apparire, alla costanza della ragione, le capriole dell'improvvisazione accattivante. Tutto deve essere clamorosamente visibile, esibito, televisivo. Tutto deve stare alla superficie, nulla nella profondità. Ciò che importa è essere puntuali all'ora del successo o della sua illusione. Sempre al vento, non quella dello spirito che soffia dove vuole, ma quello agitato dai ventilatori della moda e delle stagioni. Così
l'impudenza sorpassa l'ipocrisia e la prosopopea sostituisce la sincerità. Grazie. Ringraziamo Pinobino per questo suo bel intervento, per questa sua testimonianza. Invito voi del pubblico, se avete delle domande. Sono stato lungo, mi spiace. No, è stato piacevole ascoltarlo. A chiedere magari a Vino qualcosa su Martinazzoli che vi interessa, sia come uomo che come politico, visto che ha avuto la possibilità di conoscere entrambe le cose. No, quello che posso dirvi, perché non ho voluto enfatizzare la personalità pubblica di Nino, ma è stata una forte personalità. Quando Nino scrive quel libro che vi ho detto, che si chiama Pretesti per una requisitoria manzoniana, che è dedicato alla colonna infame, a Nino arrivano decine di lettere e avvia corrispondenza con i più grossi intellettuali, i più famosi intellettuali italiani, dal cardinale Martini a Claudio Vanis. Che poi candiderà al Senato. Che poi candiderà al Senato, che sarà amico Claudio Magris, che è il più grande scrittore vivente, candidato più volte al Nobel italiano, gli sarà molto amico. Io l'ho visto anche recente interlocutore d'anni fa, e l'unica citazione che mi fa e che mi dice di ricordare è Martinazzoli. E se prendete un qualsiasi libro che riguarda la storia di questi 50 anni, andate sempre a vedere l'elenco dei nomi citati e vi troverete sempre Martinazzoli. Io ho un esercizio che faccio quando vado in libreria, gli sono centinaia le citazioni di Nino, quindi è una personalità forte della storia contemporanea. Io non ho voluto però enfatizzare questa parte, perché è la parte di successo che rimarrà facilmente nella storia. Ho voluto però parlarvi di quell'altra, senza dirvi, ma non lo voglio fare per pudore, che poi la personalità di Nino sarà la sua ultima stagione, quella della malattia e quella della morte, perché lo spiega bene, non ho voluto leggervi altre pagine. Cita in una bella pagina che sì, il problema è vivere bene, è molto più difficile morire bene. E poiché il problema del morire non è il problema della morte, con la quale tutti apparentemente abbiamo fatto i conti, perché si comincia a morire nel nascere e tutti sappiamo che quello è il nostro approdo, non è che ne abbiamo altri. Però il problema del morire è quell'ultimo periodo di strada che ciascuno di noi fa da solo e non sa quanto dura. Sa che è incipiente, perché capisce che la malattia è lì, che sono gli ultimi, ma non sa quanto dura, quindi è consapevole di affrontare, come ha fatto Mino, ma non voglio dire altro, credo sia uno dei passi più importanti, che non verrà scritto sui libri, ma senza del quale secondo me non ci sarebbe stata neanche la personalità così enfatica che troveremo invece sui libri. Ed è in fondo di questa parte che ho voluto parlare, di questa parte molto umana prima che politica e professionale di me. Se avete qualche domanda, se no Franco possiamo anche... Niente. Non ci sono altri, li ringraziamo, ringraziamo Tino della sua disponibilità, abbiamo registrato anche la sua testimonianza che troverete presto anche sul sito del De Gasperi, dove chi vorrà riascoltarla la troverà. Grazie a tutto, ringrazio ancora la signora di essere stata presente fra di noi e ringrazio anche il sindaco Groli che ci ha onorato della sua presenza.
e grazie a tutti voi di aver voluto trascorrere una serata con noi per ricordare Nino Martinazzoli, che spesso è stato ospite a Castagnato. Grazie.